Ciao da Bob Denton, veramente pazzesco in questa puntata di Ballando sotto le stelle del 10 ottobre 2020, torna a far parlare di sé Tullio Solenghi, che già aveva catturato l'attenzione nella scorsa puntata per aver rievocato la sua compagna di viaggio Anna Marchesini, scomparsa come tutti sappiamo anni fa. Le ha dedicato un bellissimo ricordo, un ricordo del trio, formato anche con Massimo Lopez. Bene, in questa puntata perché riparliamo di Tullio Solenghi? Perché ha ballato con la sua affascinante partner vestito da vampiro veramente aveva un colorito così pallido che lo sembrava veramente, ma la cosa più scioccante è che ha simulato un bacio artistico, per quanto artistico era, sembrava vero, proprio appiccicati di pochissimi millimetri, ma dico in epoca di emergenza sanitaria. Già va in onda questo programma dove i ballerini stanno a contatto. Poi che senso aveva simulare un bacio artistico dove stai proprio a millimetri? Mentre in altri programmi il distanziamento si rispetta, qui il distanziamento veramente è un'opinione. Ma a parte ciò, tutto questo balletto di Tullio Solenghi che sembra un pochino stoccafisso quando balla, ma questa è un'opinione del tutto personale, i giurati come si sono espressi? Quasi tutti hanno dato un bel 8, tranne Guglielmo Mariocco che 8 non l'ha dato. Ma ha dato un 5 che ha fatto precipitare la media della coppia a un onorevole 37, ma sarebbe stato con un altro 8 un bel 40. Che avrà pensato di ciò Tullio Solenghi e Milly Carlucci? Bene, io con questo vi saluto e vediamo che altre prodezze ci regalerà Tullio Solenghi nelle prossime puntate. Entusiasmo!